Avevo letto il libro e sono rimasta innamorata della storia, del personaggio. Mi è successo la stessa cosa che quando ho letto Non ti muovere. Era quasi una necessità di fare questo viaggio con questa donna, con questo personaggio. E non mi è successo tante volte nella mia carriera di leggere una storia, un personaggio e diventare quasi una ossessione. Le due volte con i due libri di Margaret mi è successo così. E noi abbiamo parlato insieme in una caffetteria qui a Roma, dopo che io sono tornata da Madrid, avevo letto il libro, facciamo il film insieme. Sì, loro hanno cominciato a scrivere e io ho detto, mamma mia, questo libro di 600 pagine, che è difficile, è quasi impossibile, no? E quando mi hanno mandato il copione sono rimasta molto, molto felice, no? Di vedere che tutto quello importante che è nel libro, tutta l'essenza, puoi dire essenza del libro, era lì, sul copione, anche sulla prima versione, e quello era molto molto difficile. Io ho detto che facevo il film 2-3 anni prima di girare, e in questi anni hanno successo tante cose. Una di quelle cose è che io sono diventata madre e io capivo molto bene il libro prima di avere questa esperienza come donna, ma è vero che dopo questa esperienza capisci anche molto di più, in una maniera molto più profonda, quello che a lei gli manca, quello che lei non può avere nella sua vita, questa ossessione, questo desiderio, no? Che lei vive di una maniera molto particolare, perché lei è un personaggio molto particolare, ma che penso che si può capire da tutte le donne, anche se non sei stato mai in una situazione del genere, è molto facile capire quello che sente una donna così, che vuole tanto tanto avere figli e non lo può fare. Che io non mi chiedo se sono d'accordo con il personaggio, se sono simile al personaggio, che avreste fatto io in una situazione simile a quella che ha lei. Io non mi chiedo queste domande, ma mi chiedo capire 100% la psicologia del personaggio e perché lei decide quello che decide. Io la capisco, non è neanche che mi deve piacere il personaggio a me come attrice, lo devo capire, è semplicemente quello, capire tutte le layers del personaggio. E lei, non penso che lei è la donna che da piccola giocava con le bambole avendo questo sogno di diventare madre. Lei arriva a questa necessità, a questa ossessione, di un'altra maniera, arriva dopo questo rapporto con questo uomo. Lei vuole darle a questo uomo, a questo bambino, e quando vede che il suo corpo non funziona, che non ha la possibilità di farlo, allora diventa una ossessione. E per me la battuta del libro che mi ha colpito di più, che ci sono tante, ma se devo scegliere una che define molto bene questo personaggio, voglio un trucchetto di carne. Quando lei dice questa battuta al psicologo, ci sono tante risposte lì di chi è questa donna, e per quello che lei è un personaggio così interessante, con tanti colori, un personaggio che dice quello che sente, quello che pensa, che non ha paura di essere antipatica, perché lei ha un buon cuore, ma è complessa e delle volte anche autodestruttiva. Perché sente cose che sono delle volte più forti di lei, perché ha una vita dove le succede tutto, no? E in tutti questi anni, da quando è 20 anni, quando questo uomo appare nella sua vita, fino alle 50-52 anni, le succedono tante cose che una donna con una macchia del dolore, ma una donna che lotta e che sopravvive, non so come si dice, sopravvive.